Uno dei problemi che hanno molti uomini è quello di capire se piacciono veramente ad una donna, in modo tale che poi possono in qualche modo, perché comunque l'uomo ha quest'onere, diciamo, onore d'onere di fare l'avance, di provarci, tra virgolette, con una donna. E spesso si prende il due di picche, perché ci prova nel momento sbagliato. Tra l'altro, bisogna tenere presente una cosa molto importante, che provarci nel momento sbagliato ci azzera praticamente tutto il potenziale che abbiamo costruito precedentemente. Quindi perdiamo, facciamo dei grandi passi indietro che sarà molto difficile recuperarli. Quindi è molto importante capire prima se ce n'è e quanto ce n'è, o se dobbiamo attendere e diciamo stimolare ancora di più, produrre ancora di più seduzione. Spesso molti uomini si sbagliano perché confondono la gentilezza di una donna, magari il fatto che parla con loro, il fatto che gli sorride, il fatto che comunque è gentile, col fatto che è disponibile ad intrecciare, diciamo, una relazione di un qualche tipo che non sia soltanto una relazione amichevole. E questo errore gli uomini lo pagano molto caro perché intanto mina un po' la loro autostima, prendersi il due di picche comunque per alcuni uomini è molto fastidioso. D'altra parte si creano delle credenze negative, per cui alle volte poi restano inibiti, non ci provano neanche quando, come dire, gliela serve su un piatto d'argento, come si dice, e loro non se ne rendono neanche conto. Quindi bisogna imparare a capire quelli che sono gli indicatori di interesse. Che cos'è un indicatore di interesse? Un indicatore di interesse è un segnale, un comportamento che mi fa capire che quella donna, diciamo, ha degli interessi verso di me che non sono soltanto interessi di tipo amichevole. Come facciamo a capirlo? Beh, dobbiamo intanto tenere presente che ci deve essere una congruenza tra ciò che dice, ciò che afferma a livello logico e ciò che invece afferma a livello analogico, perché siccome abbiamo una parte emotiva che spesso smentisce, anzi sempre smentisce la parte logica quando non è d'accordo. Ad esempio, se una donna si dimostra gentile, sorridente, eccetera, lo può farlo a livello logico, ma se non c'è come dire, un coinvolgimento emotivo, la parte emotiva andrà a evidenziare che quel sorriso, quella frase, quella cosa è falsa. E come andrà a evidenziarlo? Andrà a evidenziarlo emettendo in sincronica risposta alla frase, al sorriso che dice la donna, un segnale di rifiuto emotivo. Ad esempio, potrà dire: "Oh, caro Massimo, mi fa proprio piacere vederti così, perché quando sono in tua compagnia mi trovo veramente bene, sto proprio bene vicino a te." E quindi, allora, tutti questi raschiamenti, ovviamente se una non ha le placche in gola, se le placche in gola hanno un significato diverso, che intercalano tutta una serie di frasi gentili che apparentemente potrebbero, diciamo, essere etichettati come segnali di gradimento logico, come segnali di indicatore di interesse, in realtà vengono puntualmente smentiti dalla nostra parte emotiva, in questo caso la parte emotiva della ragazza, che va a disconfermarmi quanto la ragazza sta dicendo. Invece, se alla comunicazione verbale corrisponde una congruente comunicazione non verbale, beh, è un indicatore di interesse reale. Cioè, se una ragazza o una donna dice: "Ah, caro Massimo, quando sono in tua compagnia mi piace davvero tanto perché sei un'ottima persona con la quale ho un bellissimo feeling",
Io ho detto queste parole e ho emesso contemporaneamente dei segnali di gradimento emotivo, che significa che le frasi che ha detto sono validate, diciamo, dalla parte emotiva. Quindi questo è un indicatore di interesse. Poi, un altro indicatore di interesse fondamentale è capire se lei, vedere se lei fa qualcosa per te senza averne un tornaconto. Se è disposta a sacrificare qualche cosa senza averne un tornaconto, perché se ti fa tutta la sorridente, la carina, perché il suo obiettivo è scroccarti il passaggio in auto, per dire, o far soffrire da bere in discoteca, o farsi portare a cena, ci sono addirittura molte donne che escono con tanti uomini senza fare poi di fatto niente, semplicemente per scroccare una cena. Ecco quindi che se noi riusciamo a capire che insomma questo ha l'unico interesse lì, o ribaltiamo la frittata o perlomeno risparmiamo i soldi della cena. Ecco, e come facciamo a capire insomma tutto questo? Beh, intanto appunto lo capiamo se lei in realtà fa qualcosa per te senza un secondo fine, cioè se ti sorride, e allora a quel punto lì sarei tu a mettere un piccolo vincolo per vedere se lei è disposta a fare qualcosa per te. Ad esempio, un piccolo vincolo potrebbe essere: ah, mi sarebbe proprio piaciuto andare, guarda, a vedere quello spettacolo di tango argentino che tengono a Nizza, ma ho la macchina del meccanico, proprio non so come fare, ma ci tengo tantissimo. Ora, supponiamo che a lei proprio il tango argentino non interessi. Tu lo devi sapere, questo devi calibrare sulla cosa che a lei non interessa. E se lei si offre, ad esempio, disponibile ad accompagnarti fino a Nizza a vedere lo spettacolo senza che tu glielo chiedi, perché non è che tu gli chiedi puoi accompagnarmi, perché in quel caso lì ti stai creando un debito. Tu dici semplicemente ti piacerebbe andare, peccato che ho la macchina del meccanico, l'auto del meccanico. Nel momento in cui lei inizia a fare qualcosa per te, non richiesto, senza avere nulla di fatto in cambio, sicuramente è questo un indicatore di interesse logico supportato dalla parte emotiva. E poi se troverà pure lo spettacolo interessante, è un'altra conferma di una cosa che magari non le piaceva per niente. Perché quando siamo coinvolti si invertono i codici di piacere e sofferenza, cioè ciò che prima non ci interessava diventa la nostra passione. E questo, guardate, succede anche purtroppo, per fortuna, nelle cose negative. Pensate che, ad esempio, le donne che sono state arrestate per mafia o terrorismo, ovviamente questi reati principali, in realtà loro di loro iniziativa non erano né mafiose né terroriste, lo sono diventate per amore. Cioè per amore hanno, diciamo, cambiato completamente, hanno sposato una causa di cui in realtà non gli fregava assolutamente nulla, una causa politica o quello che è. E quindi questo è un forte indicatore di interesse. Quindi, invece può essere un indicatore addirittura di disinteresse se una fa la carina, la dolce, la gentile, finalizzata qualche cosa, vuol dire che non mi vede nemmeno come persona, ma semplicemente come un erogatore di servizio. In quel caso lì è meglio, come dire, in quel caso lì è meglio ribaltare lo schema e non erogarle servizio, cioè farli illuderla fino all'ultimo che tu le darai quello che, non so, il passaggio, eccetera, lo porterai a cena. La illudi fino all'ultimo e poi dici: guarda, ho un impegno, non posso. Oh, cavolo, pensavo di poterti fare avere, che ne so, il telefono scontato, buttare una cosa, invece non è possibile. Perché in questo modo le dai, come dire, come uno tsunami che la colpisce, e in quel caso lì vai tu a minare la sua stima, vai a minare il suo essere femmina, il suo essere seduttiva. E questo la destruttura, per cui da quel punto in poi potete iniziare a giocare ad armi pari. Ci sono una serie di segnali e strategie che è molto importante
imparare per un uomo per veramente fare le mosse giuste. Adesso ho fatto alcuni esempi, ma sono veramente moltissimi e anche molto interessanti. Bisogna semplicemente allenarsi un pochettino. Bene, vi do appuntamento al prossimo video. Vi invito a seguirmi sul blog http://www.soluzionesvip.com. Ciao a tutti!